Ciao a tutti ragazzi, sono Epitrip e benvenuti in questo nuovo episodio di Overwatch. In questo episodio, con il gioco completo, diciamo, ricomincerò a riprendere quel vecchio progetto che avevo di mostrarvi ogni ruolo e di spiegarvi meglio i suoi dettagli. In questo nuovo episodio, ragazzi, utilizzeremo Soldier 76, o meglio, Soldato 76 per la versione italiana Cribio, che è praticamente il personaggio più simile alle meccaniche di Call of Duty. Infatti, è anche uno degli unici personaggi che può correre su Overwatch. So che ne aggiungeranno un altro di personaggio, quindi non so se comunque anche quello lì nuovo che aggiungeranno potrà correre, ma per adesso, comunque, Soldato 76 è l'unico che ha l'effettiva possibilità di correre, diciamo che è molto molto utile. Adesso siamo tutti Si corre premendo concentrati. L1, poi credo che sia Shift su computer, io sto giocando su PlayStation, mentre con il fuoco secondario che io ce l'ho impostato su L2 si spara praticamente un lanciagranate, molto semplicemente. L'arma è un fucile d'assalto principale e con R1, ovvero il pulsante delle granate per Call of Duty, ragazzi, piazziamo per terra questo globo curativo che permetterà a tutti i compagni che siedono all'interno di curarsi effettivamente. La super, per quanto riguarda, è una delle super più bastarde all'interno del gioco perché la super praticamente è un aimbot, ovvero mira automaticamente alla testa dei nemici che si trovano in un campo visivo che si vedrà quando attiviamo la super. Soldato 76 è uno degli eroi più semplici da utilizzare, lo consiglio vivamente per tutti coloro che vogliono imparare bene o male le meccaniche del gioco, che comunque hanno appena cominciato a giocare, quindi diciamo consiglio. Oh, c'è un estintore. Ciao estintore! Oh! Allora qua l'estintore è tipo esploso. Poverino. Comunque ragazzi, in uno di questi giorni ho deciso che mi prenderò lo Yeti, che ha un microfono da qualità veramente veramente ottima, quindi ragazzi non dovrete più preoccuparvi dei rumori che si sentono con le cuffie. Comunque ragazzi, volevo dirvi una cosa: domani, probabilmente di pomeriggio, ho intenzione di farvi due live. Allora, la live principale, che sarà quella di Call of Duty, ve la farò, non di Call of Duty, scusate, di Minecraft, ve la caricherò, diciamo, di pomeriggio, cioè nel primo pomeriggio verso le 4-5, se tutto va bene, non è detto però, quindi se non la vedete sapete che ci sono stati dei problemi, ma comunque ve la farò praticamente di sicuro. Per quanto riguarda invece la live che ci sarà di sera, ho intenzione di fare una live su Call of Duty e di farla praticamente con il nucleare dell'iscritto, con delle classi che mi consigliate al momento, giusto per fare qualcosa di nuovo che non abbiamo mai provato a fare prima. Quindi ragazzi, diciamo che d'ora in poi faremo anche una cosa di questo tipo, quindi domani, spero vivamente di avere casa libera per farvi una live, perché dipende tutto da quello per appunto fare la live. Se non vedete la live, a quel punto vi registrerò un normalissimo episodio di Minecraft e poi ve lo caricherò. Anche se vorrei fare qualcosa in live per andare a esplorare un attimino la zona. Comunque, come potete vedere, Soldier 76 è un giocatore veramente veramente buono, molto forte come personaggio a mio parere. Ha bisogno di una patch perché comunque è molto facile da utilizzare a mio parere. Molto facile ed è molto forte, come potete vedere sto giocando praticamente a scazzo di cane, sto facendo molto molto bene. Grandi compagni mi fanno gli assist. Ora prendiamo qua l'obiettivo. La mappa è Hollywood, che è una delle mie mappe preferite perché siamo ad Hollywood. Oh, e qua dobbiamo escortare. Non dobbiamo escortare, madonna. Come mischio italiano-inglese è bellissimo. Dobbiamo scortare questo carro che in inglese è tradotto con payload. Praticamente dobbiamo prima conquistare l'obiettivo dove si trova il payload, che è praticamente appunto il carico, comunque il carro, e dopodiché dobbiamo portarlo a una base. È una modalità abbastanza difficile da giocare, soprattutto se gli avversari si mettono in buona posizione difensiva, come abbiamo fatto adesso con Bastion, che è l'eroe camper Cribio. Ma voglio un attimino vedere cosa riesco a fare. Allora, sono già on fire, come potete vedere in basso a sinistra, il mio personaggio, l'icona del mio personaggio è on fire. E adesso, ragazzi, ho la mia super. Non ho intenzione di utilizzarla subito perché, come potete vedere, ho pochissima vita. Però ho intenzione di tirare giusto Torbjörn prima. Quindi adesso ricarichiamoci un attimino. Ok, adesso vedo là attraverso l'aimbot del nostro avversario, non l'aimbot ma il cheat wall, chiamiamolo così, dei nostri avversari. Vedo i nostri avversari. Come potete vedere, riesco a utilizzare la mia super per praticamente sparare addosso ai miei avversari senza dover effettivamente mirare, perché mi si apre un reticolo sullo schermo che mi permette di shotare gli avversari. Io purtroppo non sono bravo per niente a utilizzarla super, me la cavo meglio normalmente perché appunto giocando a Call of Duty diciamo che la precisione e tutto mi aiutano. Ecco, questo qua ho utilizzato la super di Bastion. La super di Bastion è una delle più bastarde del gioco perché Bastion, ragazzi, è uno degli eroi più camper. Infatti quando ve lo porterò mi dispiacerà tantissimo giocarci perché non mi piace camperare, lo sapete. Però Bastion è uno degli eroi più camper, praticamente si può mettere in due modalità diverse. Una per appunto stare in modalità torretta, non si può muovere ma shotta veramente tanto. Tripla del nostro compagno, correte. Oh, Topolino! La modalità principale invece gli permette di muoversi e utilizzare una mitraglietta che fa meno danni, ma comunque è un eroe molto molto forte, molto semplice da utilizzare anche lui. Ok, questo qua ho utilizzato la sua super, che è molto potente, quindi seccarlo non farebbe male né a me né ai miei compagni. Vediamo un attimo adesso cosa riesco a fare. Ecco, quello lì adesso sto utilizzando Bastion in modalità normale. Poi la super di Bastion gli permette di diventare praticamente un carro armato e di fare tantissimi danni. Infatti è quello lì che mi preoccupa. La super di Bastion è una delle più forti all'interno di questo gioco ed è anche una delle più bastarde. Quindi adesso vediamo un attimo di seccare i nostri amici. Non i nostri compagni. Incredibile, non si secca nei compagni. Ora, qua loro hanno Mei, che è un personaggio anche di quelli difficili da tirare giù perché è uno di quei personaggi più difensivi che sfrutta muri o comunque ghiaccio, cose di questo tipo, per evitare di far procedere gli avversari e li congela anche. Quindi diciamo che è molto bastardo come personaggio da utilizzare, però è anche molto difficile da utilizzare. Quindi la difficoltà compensa la bastardaggine, se vogliamo metterla da quel punto di vista, Cribio.
Comunque, vediamo un attimino qua se riesco a tirargli giù Reinhardt, che potrebbe essere una cosa molto utile per la mia squadra. Sì, dai che lo sto distraendo molto bene. Se lo riesco a distrarre è benissimo, perché vuol dire che non si preoccupa più dell'obiettivo, ma si preoccupa soltanto di un giocatore, che è quello che volevo che facesse. Ora, no, no, che qua ci seccano. No, che l'orgia giapponese, waga yuka, waka tekyo kurao, di cina, 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 giapponese. Non la voglio. No, mi hanno seccato mentre stavo utilizzando la super, meno male che non me l'ha utilizzata. 9-3 per adesso, quindi diciamo che non va neanche troppo male con il 42% di precisione. Quindi buono. Madonna, mi ha shottato malissimo con un colpo. Ragazzi, Hanzo è uno dei prossimi eroi che ho intenzione di portare, perché veramente è veramente forte. Tra l'altro Luca ha intenzione di prendersi Overwatch, quindi mi sa che in uno di questi giorni, se lo prende, vi porterò anche magari qualche video in copo. Ora qua vediamo di seccare un attimino la loro fara. Mi sta molto sulle palle. Tra l'altro si ricarica anche molto molto velocemente il caricatore, se effettivamente si utilizza la super di soldato senza, quindi diciamo che è utile anche da quel punto di vista. Ora qua loro hanno il cecchino, mi sta molto sulle palle. Voglio seccargli il nano malefico, perché quel nano lì fa un casino di danno se lo trovate davanti. No, 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 che mo mi ha congelato. Grande compagno, grande compagno che ha utilizzato la super, che ci dà molta più vita. Ora qua, ecco, ma mi hanno shotato, perché comunque abbiamo fatto una buona roba. Comunque adesso dai che siamo lì per lì con il trasporto del carico, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Sto facendo un 13-4, c'è tutta la squadra on fire praticamente, guardate, cioè abbiamo tutta la squadra on fire, è molto raro che capiti, ma vuol dire che abbiamo una squadra veramente veramente forte. Sono contento che mi trovi delle partite così in gioco, quindi cribio, sono contento. Ora vediamo un attimino se riesco a fare qualcosa di buono. No, cos'è successo? Sono tipo esploso. Ok, credo che sia dato dal rinculo causato dai proiettili. Oddio, 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 oddio. Ok, meno male che c'è il globo curativo del compagno per terra. Abbiamo un curatore in squadra, sì, abbiamo un Lucio in squadra, che è uno dei personaggi di supporto più forti di sto gioco. Infatti mi piace moltissimo utilizzarlo, mi sa che in uno dei prossimi episodi magari ve lo porto. Anche se nel prossimo episodio ho intenzione di portare Hanzo, perché me l'avete consigliato in tanti ed mi piace molto utilizzare nonostante non sia bravo. Quindi mi sa che vi porterò Hanzo come prossimo eroe. Comunque ragazzi, fatemi sapere che eroi volete che vi porto, perché dipende tutto da voi, io vi porto a seconda delle vostre richieste. Tra l'altro fatemi sapere se avete Overwatch, perché ho intenzione di fare anche dell'open lobby su Overwatch, o comunque di giocare semplicemente con voi, anche giusto un attimino per divertirci e cazzeggiare. Oddio, triple così a caso, vai, esci dal tuo cubetto di ghiaccio, bastardo, vedete che si chiude dentro il cubetto di ghiaccio, vai, sciottiamolo almeno così. Ok, abbiamo vinto questa prima partita, ragazzi, a questo punto mi sa che vi ammonto con una seconda partita. Vediamo un attimino il play of the game, ovvero l'azione della partita, ci vediamo tra poco mentre noi attacchiamo. L'azione è fatta a Reaper, infatti. A me questa skin di Reaper non piace, sembra tipo un messicano. E onestamente preferisco la maschera del Reaper con la faccia da scheletro e cose di questo tipo. Vediamo l'azione. Ah dai, ha fatto una roba abbastanza carina, è andato dietro di loro e gli ha fuggiti male. Ah, ha fatto una buona roba. Ok ragazzi, adesso faccio un piccolo stacco, ci vediamo tra poco. Ho deciso di scegliere Hanzo così da portarvi due eroi in un unico video. Fatemi sapere che eroi volete per il prossimo episodio. Oh oh, se aggiungono il topolino uso soltanto quello. Ma comunque ragazzi, Hanzo è è il classico giapponese che utilizza l'arco come arma principale. È molto potente, ma è anche molto difficile da utilizzare. Infatti è rankato 3 stelle di difficoltà. Le sue mosse principali, ragazzi, sono, vabbè, come potete immaginare, basate sulla potenza dell'arco, comunque sulle frecce. E una delle frecce che si utilizza di più è la freccia per individuare gli avversari attraverso le pareti. Queste frecce infatti emanano un impulso visivo che permette di vedere tutti gli avversari che vengono inclusi appunto nell'area che avete appena visto, identificata dalla freccia. E poi c'è questa qua che si chiama la freccia scatter. La freccia scatter, ragazzi, è una freccia che si divide all'impatto e rimbalza per un massimo di 5 volte, se non mi sbaglio, sulle pareti. Ora ho preso l'unico paletto che ovviamente non causava la separazione della freccia, ma adesso lo faccio vedere meglio. Per quanto riguarda il fuoco principale, è una freccia normalissima che, se non mi sbaglio, riesce anche a one shotare alcuni degli avversari ed è un errore molto forte. Adesso utilizziamo la freccia scatter, come potete vedere si divide, rimbalza un massimo di 5 volte, quindi è molto molto potente negli spazi chiusi, ve la consiglio vivamente. E ragazzi, Hanzo è uno dei pochi personaggi a riuscire a camminare sulle pareti. L'altro personaggio che ci riesce è Genji, che secondo la storia ovvero comunque secondo le cinematiche fatte dalla Overwatch, è il fratello di Hanzo, è Genji. Ed è anche un eroe molto forte, l'ho portato in uno degli ultimi video della beta, se non mi sbaglio. Ora, essendo un cecchino, devo giocarmi nei posti alti senza farmi seccare, perché comunque non ho molta vita e da vicino non sono molto forte, ma comunque mi permette di utilizzare un attacco corpo a corpo che infligge, se non mi sbaglio, 75 di danno. Comunque non è male, lo dico onestamente. Ora vediamo un attimino se riesco a tirare una freccia bene là dentro. Sì, c'è Genji, ho fatto un assist, vuol dire che ho infitto 62 di danno al nostro avversario. Loro lì hanno un McCree. McCree, ragazzi, può essere un personaggio molto bastardo contro di me, soprattutto per il fatto che McCree ha una granata stordente come una delle abilità, e la sua granata stordente è in grado di uccidere veramente veramente molte persone. Non per altro, ma perché la sua granata stordente, ragazzi, la granata stordente di McCree gli permette
di farmi un attacco corpo a corpo, o comunque di utilizzare il suo cannone portatile, che non è un cannone portatile, Destiny mi ha abituato a chiamarli cannone portatile, il suo revolver per più di una volta, e diciamo che può causare molti danni. Allora, io lì volevo staccargli il loro anzo, però sto rischiando niente troppo. Quindi un attimo se lo riesco a prendere. No, non lo riesco a prendere, quindi mi levo un attimo dal melone, anche perché c'ho dietro qualcuno. No. Ecco, ma ho utilizzato la granata stordente, vi stavo dicendo, guardate. Questa qua è la combo che fa McCree, ovvero tira granata stordente per bloccarvi un attimo, e poi vi shotta malissimo, guardate. Granata stordente e poi vi sparo. Molto forte McCree, non lo utilizzo molto perché è difficile da utilizzare, però comunque è un eroe molto molto forte, devo dirlo. Ora, la nostra super è al 69%. 69! E comunque, ragazzi, la super di Hanzo credo che sia una delle più forti, una delle più utili all'interno del gioco. Perché praticamente mi permette di scoccare questa freccia che evoca un dragone. Se non mi sbaglio, il dragone del vento del nord, forse. E praticamente questa freccia causa grandi, grandi danni agli avversari che si vengono trovati travolti praticamente da questo drago che viene evocato dalla freccia. Se non mi sbaglio, la freccia è in grado anche di attraversare le pareti, quindi diciamo che è molto molto forte anche da quel punto di vista. E adesso provo anche a utilizzarla. Non l'ho mai utilizzata, quindi diciamo che probabilmente farà un disastro. Comunque, ragazzi, come potete vedere, è molto molto utile. Serve più che altro a difendere bene l'obiettivo 1. Ne ho ucciso uno ed era pure un altro Hanzo. Ora là. No, ecco, ho sentito mezzogiorno di fuoco. Mezzogiorno di fuoco è la super di No, questo qua non è, come ho usato la super contro, sono bello che è morto, infatti. La super di McCree, ragazzi, che è quello che lì che avete sentito dire mezzogiorno di fuoco, cribio, è una delle super più forti all'interno di questo gioco, perché blocca praticamente gli avversari. E praticamente non è che blocca gli avversari, però non so come spiegarlo. Cioè praticamente appare questo minino sullo schermo che mira gli avversari. E praticamente questo minino sullo schermo, una volta che fa comparire un mini teschietto sulla testa degli avversari, permette di one shotarli tutti con soltanto una premuta di grilletto. Quindi diciamo che è una delle super molto molto forti all'interno di questo gioco. Nel senso, non penso che neanche che ci siano delle super che fanno schifo su questo gioco, perché comunque diciamo che sono fatte molto molto bene, sono molto equilibrate a tutti i punti di vista. Quindi andiamo un attimo. Ora qua c'è tutto sto schifo di katanai che può causare molti problemi. Però vedo un attimo la mia freccia scatter, cosa è in grado di fare. No, allora io sono un cecchino, vediamo di andare qua sopra. Beh, stanno conquistando l'obiettivo. Wakata kyokura wa yance Cina, casino giapponese. No. Facciamo una cosa, vabbè, sono morto, non mi interessa. Con Hanzo faccio schifo, ragazzi. Quindi spero che vi siate goduti il gameplay di prima con Soldato 76, perché quello con Hanzo farà abbastanza schifo. Vedete un attimo, spero che Overwatch vi piaccia da vedere. Alcuni di voi mi hanno detto che vi piace molto come gioco, quindi sono contento, a me onestamente piace tantissimo. E adesso utilizziamo la nostra super di nuovo. La super di Hanzo veramente fa un casino bestiale. Onestamente non penso neanche che sia da piacere, che comunque non è proprio facilissimo da utilizzare. Però appunto diciamo che consiglio prima dell'allenamento, magari in partita privata o comunque online con Hanzo, per utilizzarlo. Non fate come sto facendo io, ovvero non utilizzate se non l'avete già utilizzato prima, perché come potete vedere è abbastanza difficile da utilizzare. Ora qua sembra esserci un po' di cecchino di gente, quindi scateniamo la merda. Vai, camminaci dentro, bravo, sei un genio. Ora qua c'è il nostro Hanzo nemico che mi sta abbastanza sulle palle. Vediamo un attimo cosa ha intenzione di fare. Grande il nostro McCree che ha fatto casino. Ora là sopra loro c'hanno lo schifo di gente. Ecco, mezzogiorno di fuoco. No, io sto qua dietro, te lo scordi che mi sporgo. Ora, no, che loro come... Ecco, questo qua è molto potente di eroe, perché comunque... Madonna, mi ha shotato malissimo. Questa qua è, ragazzi, sono bravi, visti che ci siamo trovati contro. Non sono gli stessi prima, perché avevo cambiato lobby, perché mancavano dei giocatori e non avevo intenzione di trovarli, quindi ho chiamato lobby. Sai, 4 sto facendo, vabbè, neanche troppo male, considerato quello che credo di fare. Anche bene, gli eroi non muoiono mai, cribio. Sentite il rumore di sottofondo, è gente che entra ed esce di casa, e io sono praticamente in un mini studio in sala, quindi diciamo che quello lì è il problema. Ora vediamo un attimo. Oh, dei trampolini. Non sono dei veri trampolini, ma noi ci accontentiamo. Ora, loro hanno un'ottima tecnica d'attacco. Di Dio, lo stavo shottando. Troppo forte. Ma sono troppo forte. Ora, loro hanno questa combo qua che non mi piace, ovvero Reinhardt, che è il tizio lì con lo scudo, e McCree che viene accompagnato da Reinhardt. E non mi piace per niente, perché Reinhardt porta avanti il coso, il carico, e McCree praticamente mi ammazza. Ed è una cosa che può dare molto fastidio. Vediamo dove è quello lì, non ho visto uno poco fa. No, mettiamoci qua, recuperiamo la vita per favore. Oh, no, muorite. Oh, meno male, morto. Ora no, non vorrei essere ucciso da Tracer, che diciamo che è molto scomodo essere ucciso da Tracer. Toh, beccati il drago e l'orgia giapponese. Cosa ha fatto? Oh, mio compagno mi ha salvato il culo benissimo, perché mi ha messo il muro davanti di ghiaccio mentre l'avversario sta utilizzando super, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Là vedo in fondo un Hanzo nemico. Ecco, loro un altro casino giapponese con la spada di Genji. La super di Genji è una delle super più basse. Cioè, sto dicendo che tutte le super sono bastate, evidente, quindi è inutile anche che lo dico. È una super molto forte, comunque, se la sapete utilizzare, è molto difficile. Guagate che io curavo e gnam gnam cina cina. Poi sono giapponesi. Onestamente è molto figo.
Hanzo come giocatore. È molto difficile utilizzare, però diciamo che se imparo a utilizzarlo, se imparassi a utilizzarlo potrebbe diventare uno dei più dei miei preferiti, quindi diciamo che voglio anche imparare a utilizzarlo. Ora là loro hanno quel Lanzo che sa probabilmente giocare meglio di me, quindi diciamo che se lo riuscissi a seccare sarebbe anche meglio per la mia squadra. Dai, prendilo. No, dai, l'avevo preso. Adesso lo prendo. Questo qua è un alleato, vero? Sì, è un alleato, normale. Ora andiamo. Dai, tiriamogli giù lo scudo, almeno che se gli tiriamo giù lo scudo siamo a posto con la partita. Ora voglio tirare giù quelli a lunga distanza perché diciamo che è quello il mio obiettivo. No, dov'è? Chi è? Cos'è? Ah, c'è un gadget là sopra. Sì, non ci provo neanche a riflettermi il colpo perché infatti il colpo mi fa più danno a te che io te ne faccio. Quindi diciamo che potrebbe essere un problema. Poi Genji mi ha preso di mira, non mi piace molto come cosa. Soprattutto perché Genji è molto più facile da utilizzare. Oh, get wrecked, bitch. Dentro c'è qualcuno? Sì, c'è qualcuno. C'è qualcuno là dentro, ma pure visto il cane. Ora, vediamo un attimino di fare una cosa bella. No. No. Cos'è successo? Avevo premuto. Ok, il pad. Non ne sono neanche reso conto. Ora, vediamo un attimino se qua sopra lo schifo diventa meno schifo. Cosa? Non l'avevo visto, sono uno scemo pagliaccio idiota. Ah, mi sa che mi ha riflesso contro la mia freccia, non vorrei dire. Non credo, ma mi sa che mi ha riflesso contro la mia freccia. Eh sì, mi ha riflesso contro la mia freccia che avevo sparato al suo alleato. Bene, 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 bene. Topolino adesso vi vendica tutti. Comunque, come potete vedere, la Super di Hanzo, anche se non si gioca benissimo, la si prende abbastanza velocemente, quindi diciamo che può anche essere utile da quel punto di vista. Più che altro per la squadra e non per noi. Però adesso voglio un attimino vedere se riesco a fare anche qualcosa di buono con la mia super. Vediamo un attimino. Ora tiriamo giù quel Reinhardt, perché Reinhardt fa veramente tanti danni se sembra di utilizzare. Questo qua sembra anche essere abbastanza bello utilizzarlo. E Waga Waka Tiku Korawa e Cina 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 lo so usare anch'io, quindi non rompo i coglioni. Ora questo qua con Genji ha rotto i coglioni, quindi secchiamolo per favore. Non so come sono quasi on fire. Cioè, come potete vedere, lì in basso di fianco all'icona del mio personaggio c'è comunque una barra in basso che vi indica se siete on fire o meno. E non capisco come faccio ad essere vicino all'essere on fire, perché sto giocando veramente male. Però se il gioco ci afferma questa teoria, ne accettiamo molto volentieri, incredibile. Ora, sti cani stanno facendo il giro ed è una cosa che mi dà molto fastidio. No, spalla al martello, qualunque cosa tu dica, no, Ok, meno male. Ora, qualcuno qua dentro mi sa di sì, ma vorrei concentrarmi più che altro sull'obiettivo e respingerlo, perché non vorrei perdere. Mancano soltanto 2 minuti. Ora, da qua ne arriva qualcuno, mi sa di no. Non arriva nessuno di qua, però. No, 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 no. Prendi mira i miei compagni, prendi mira i miei compagni, non mi ammazzare. Oddio, ma c'è un posto qua sopra, neanche lo sapevo. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi vedere. Ma droga, ma io non lo sapevo che c'era qua. Non so cosa c'entra la droga, però. Ma io non sapevo che ci fosse un posto qua. Ma è tipo mo. Non sono riuscito a salire su. Ok. Quindi se io adesso sto qua sopra, magari sono anche in grado di fare qualcosa di buono. Ma bene, bene, mi sono fatto invece. Ghost Snake bastardo. Per ora almeno so che viene di lato. Hollywood, ragazzi, credo che sia una delle mie mappe preferite. Oltre a Osservatorio Gibilterra, che comunque Osservatorio Gibilterra è molto bella come mappa. No, 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 compagni, 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 state sull'obiettivo. No, 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 no. Mi sa che abbiamo perso. Eh sì, abbiamo perso. Però abbiamo fatto un'ottima partita, dai. Su questo non c'è niente da dire. Ragazzi, che dire, abbiamo vinto una partita e poi ne abbiamo perso un'altra. Diciamo che non ho fatto un ottimo lavoro con Hanzo, 15-7, però mi accontento. Io comunque, ragazzi, come sempre, vi volevo augurare una buona giornata, una buona serata. Come ho fatto a fare l'azione migliore? Come sempre, vi auguro una buona giornata, una buona serata e ci vediamo nel prossimo video. Un attimo, l'azione migliore che non mi sembra di aver fatto neanche. Vabbè, uno l'abbiamo seccato. Due li abbiamo seccati. Vabbè, sì, dai, non era male come azione. Ci può stare, è molto divertente. Vabbè, dai, ragazzi, io come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata. Voto per me stesso, sono un nabbo, sì. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Fatemi sapere se volete del po' in lobby su.